Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi puntata di Nomad Sculpt dedicata alle texture. Andremo a vedere quali sono gli strumenti che ci permettono di aggiungere delle texture alle nostre sculture. Andremo a vedere come aggiungere una texture simile pelle di drago o scaglie di pesce. Andremo a vedere come creare i pennelli utili a queste funzioni. Quindi utilizzeremo sia l'applicazione di Nomad Sculpt che l'applicazione di Procreate. Vi ricordo di lasciare un like se questo genere di contenuto ti piace, commentare, condividere, attivare la campanella e ovviamente iscriverti se non lo hai ancora fatto. Come primo passaggio vi mostro come creare il pennello direttamente su Procreate. Io ho già creato una tela, genericamente utilizzo una tela 2000x2000 pixel, perché i nostri pennelli necessitano di un formato quadrato. Andiamo a inserire uno sfondo nero. Una volta che la nostra tela è completamente nera, non dobbiamo far altro che aggiungere una texture, uno stampo che vogliamo creare, utilizzando la colorazione bianca. Io adesso vi mostro dei pennelli che ho già creato, ma il procedimento è lo stesso per ogni pennello. In questo caso ho creato una saetta. Una volta che abbiamo il nostro pennello, ovviamente possiamo farne di disparati in base all'utilizzo che dobbiamo andarne a fare, del tipo possiamo creare una texture per un occhio, che può essere utile abbinato anche al tutorial che è uscita la settimana scorsa, o possiamo aggiungere una texture sempre in bianco di una scaglia. Una volta che abbiamo la nostra texture, non dovremo far altro che esportare il nostro progetto. Lo facciamo in formato JPEG e lo salviamo su una cartella chiamata pennelli sulla sezione file del nostro iPad. Non ci resterà altro che entrare dentro l'applicazione di Nomad Sculpt. Sul nostro progetto aggiungiamo delle nuove masse, aggiungiamo una bella sfera e anche un parallelepipedo. Li convalidiamo entrambi, andiamo ad aumentarne la risoluzione di entrambi. Una volta che le nostre masse sono belle lisce, andiamo dal menu luce qui in alto sulla voce matcap. Questo ci permetterà di vedere le nostre masse con una finitura argilla. Questo ci permette di vedere meglio le nostre texture in base alla luce e alle ombre che si vanno a creare. Andiamo per l'appunto sulla funzione pennello. Qua in alto andiamo a selezionare il pennello da utilizzare. Di default voi trovate questo qui, però ovviamente potete aggiungere i vostri e li trovate sempre salvati qui sotto. Basterà importare, selezionare la voce file, trovare il vostro JPEG dentro l'iPad e importarlo. Una volta fatto è sempre qui dentro. Quindi noi andiamo a selezionare un pennello. Io utilizzo questo qua per creare delle imperfezioni pelle o buccia di arancio. Dobbiamo anche impostare il pennello in un determinato modo, quindi andate a copiare le funzioni che utilizzo io. Il decadimento generalmente è impostato così, ma noi possiamo andare a crearne uno nostro, quindi apriamo questa voce e ne creiamo uno piatto. Dopodiché andrete a selezionare, a copiare tutte le voci come l'ho già fatto io in precedenza e andiamo a vedere qual è il risultato quando applichiamo il nostro pennello. Utilizzate l'intensità del vostro pennello impostata sempre molto in basso e gradualmente salite in base alle vostre esigenze. Qua potete decidere di allargare o diminuire il raggio del vostro pennello e ovviamente utilizzare la funzione sub o meno se volete creare un rilievo o un basso rilievo. Passando leggermente la punta sopra la nostra massa otteniamo delle imperfezioni. Più sarà alta la pressione che esercitiamo sulla nostra massa e più sarà evidente il tratto che andiamo a fare. Vi consiglio di usare questa funzione pennello
per creare questo genere di texture, ovvero per creare delle finiture omogenee su tutta una superficie. Qualora invece volessimo qualcosa di più accurato, ma soprattutto di simmetrico, è meglio utilizzare la funzione punto. Questa funzione punto ci permette di utilizzare sempre i nostri pennelli, ma proiettarli sopra le nostre masse in maniera più accurata. Ci basterà selezionare un punto e trascinare e avremo una proiezione del nostro pennello. Vi mostro per esempio il pennello che ho creato prima con la saetta. Mi posiziono sulla mia massa, decido un punto e trascinandolo, come potete vedere, applico la mia texture. In questo caso è una sorta di venatura. Andiamo a deselezionare la funzione sub in modo tale da avere un rilievo sulla nostra massa. In base alla grandezza possiamo determinare anche quanto sia importante e marcata la nostra venatura, la nostra texture. Come potete vedere, tramite una saetta su sfondo nero abbiamo creato un effetto capillare. Torniamo indietro, vi mostro un altro pennello che ho creato che riproduce l'iride di un occhio. Ci basterà selezionare il punto, allargare e rilasciare. E in un semplice passaggio avremo ottenuto una finitura con una texture che ci permette di avere un occhio più realistico. La stessa funzione punto è molto utile quando vogliamo aggiungere delle texture come quella a squama o a pelle di serpente o per fare la pelle di un drago. Sempre stesso discorso, noi andiamo a selezionare il punto, ci allarghiamo e rilasciamo quando siamo sul punto desiderato. Questo ci permetterà di creare delle texture più accurate, mentre utilizzando il pennello andremo a trascinare il nostro disegno e quindi rischiamo che l'effetto sia sgradevole. Vi mostro altre tipologie di pennelli. Una finitura legno, mi vado a posizionare sul mio parallelepipedo, seleziono un punto, trascino e come potete vedere in un semplice passaggio abbiamo ottenuto già una massa con una finitura legno. Vi mostro ancora un altro pennello, ho selezionato questo che è un fiocco di neve. Questo è utile quando vogliamo creare dei veri e propri stampi o bassi rilievi particolari, quindi punto e trascino e come potete vedere in questo momento sto andando a creare una scalanatura con la forma desiderata. Semplicemente trascinando possiamo creare una finitura per una pallina di Natale, per esempio. Disattivando la funzione sub, selezioniamo e come potete vedere si è creato un rilievo. Possiamo utilizzare questa funzione anche per firmare i nostri oggetti, quindi eventualmente basterà creare una firma su sfondo nero tramite il programma di Procreate, importarla e utilizzarla per imprimerla sui vostri oggetti. Spero che questo video vi sia stato utile. Lasciate un bel like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, commentate, condividete, attivate la campanella e ovviamente iscrivetevi se non lo avete ancora fatto.